in questo numero. Coronavirus, disinvestire forse non è la scelta vincente. Wind3 lancia il nuovo brand unico e attiva la rete top quality. Federlegno Arredo, l'impegno contro il coronavirus. Amorim, 150 anni di storia del sughero. A seguire 120 secondi di notizie. La finestra sui mercati. Covid-19, ma non solo. Tensioni sui mercati. Il risparmio al tempo del coronavirus è sotto attacco e la paura del coronavirus sta contagiando gli investitori, accelerando le vendite sui listini che vertono sempre più in negativo. L'ultima settimana di febbraio si è chiusa con un rosso superiore all'11% per Piazza Affari e gli andamenti per ora non sembrano offrire prospettive rosee. Insomma, l'atmosfera generale è quella di panico. Da un punto di vista di salute pubblica, le misure cautelative e i consigli degli esperti di epidemiologia ci aiutano a navigare in questo contesto difficile e inusuale. Ma come muoverci sul fronte risparmi? Un aiuto in questo senso ci viene dalla finanza comportamentale, ovvero da quella parte di studi economici che analizza le decisioni di investimento dei risparmiatori. Ma soprattutto ci viene incontro per comprendere meglio quali sono i comportamenti da evitare in questo momento. Agire d'impulso e farsi prendere dal panico sono gli errori più comuni che si commettono in situazioni del genere, ma sono anche quelli che fanno maggior danni ai nostri risparmi. Daniel Kahneman, insignito del premio Nobel nel 2002 e pioniere dell'economia comportamentale, è stato il primo, con Amos Tversky, a documentare uno degli errori cognitivi più frequenti, ovvero l'avversione alle perdite. La maggior parte delle persone, infatti, tende a percepire le perdite con maggiore intensità rispetto ai guadagni. Questa tendenza a preferire di evitare una perdita piuttosto che un guadagno di equivalente valore guida erroneamente i risparmiatori in situazioni di mercato instabili, come quelle che stiamo vivendo in questi giorni. I ribassi dei titoli spaventano la nostra razionalità e la lucidità lascia posto all'ansia da coronavirus, portando molti risparmiatori a disinvestire aspettando tempi migliori. Ma quanto costa lasciarsi prendere dalla paura? L'osservatorio di Moneyfarm ha paragonato l'andamento di due portafogli identici di due investitori che hanno adottato due comportamenti diversi. Il primo, un investitore che è uscito in concomitanza delle quattro principali flessioni dei mercati, 11 settembre, SARS degli ultimi 10 anni, per poi rientrare dopo le rispettive riprese. Il secondo, un investitore che non ha mai disinvestito perché ha preferito lasciar passare le tempeste sui mercati. L'assenza del rimbalzo che è avvenuto dopo le cadute durante il periodo considerato ha portato al portafoglio soggetto ai disinvestimenti un rendimento inferiore del 35% rispetto a quello del portafoglio che è rimasto sempre investito. In pratica, non è servito a niente evitare le perdite nel breve termine. Uscire dai mercati, in questo caso, ha portato alla perdita di circa il 60% della crescita del portafoglio. I mercati sono imprevedibili e fluidi per natura, e fare market timing, ossia intercettare il momento giusto per entrare e uscire dai mercati, è una scelta rischiosa per i propri risparmi. A meno che non si sappia esattamente quando rientrare nei mercati, è dimostrato che rimanere investiti durante le flessioni dei mercati premia la fiducia dei risparmiatori. Movimentare in questo momento i propri investimenti non è quindi la scelta migliore. Il quadro economico nel lungo termine è quello di una normalizzazione della crescita nel mondo. Non è mai piacevole vedere la volatilità del portafoglio, ma proprio in questi momenti bisogna evitare mosse azzardate e focalizzare l'attenzione sui propri obiettivi di lungo termine. Come abbiamo visto, i cali di mercato fanno parte della normalità e sono sempre da mettere in conto. Nessuno sa dire tra quanti giorni i mercati ripartiranno, ma di sicuro ripartiranno. Alla base di tutto c'è una pianificazione attenta e consapevole, evitando di lasciarsi contagiare da pessimismo, paura e ansia. Per questo la scelta di rimanere investiti è il miglior vaccino per i nostri risparmi al tempo del coronavirus. Wind3 lancia il nuovo brand unico e attiva di fatto la rete più grande d'Italia. Un'infrastruttura top quality di ultima generazione, già pronta per la sfida del 5G. Il nuovo brand Wind3, di colore arancione dalle forme arrotondate e liquide, vuole consolidare così il posizionamento del valore del player. Sono molto contento di aver avuto l'opportunità di guidare Wind3 a valle della fusione, quando ovviamente c'erano ancora due punti di vista culturali, due sistemi IT, due infrastrutture di rete
e anche no, due capabilities sul digitale. Per questo devo dire grazie in primis ai nostri azionisti di CK Hutchison, che hanno investito 6 miliardi di euro in 5 anni proprio per modernizzare quello che vi dicevo prima, il nostro network, le nostre infrastrutture IT e anche le nostre capabilities digitali. Tutto questo in primis per i nostri clienti, per i nostri canali di vendita e per i nostri call center. Sono contento perché proprio grazie a questo abbiamo potuto modernizzare e migliorare Win3 per stare più vicini ai nostri clienti. Hanno fatto un fantastic job and I'm so proud of what they've been able to achieve. Il CEO di Win3 sottolinea quanto in un contesto di innovazione tecnologica siano importanti le partnership pubblico-privato perché, dice, in tempi di trasformazione ci sarà grande impulso dal 5G. So universities will be a very important. È fondamentale lavorare con l'università. C'è un grandissimo lavoro da fare sulle competenze, sulle skills, perché solo le nuove competenze ci consentiranno di sviluppare le applicazioni che il 5G e la trasformazione digitale ci abiliteranno. Ma se penso alle competenze, devo sottolineare anche l'importanza del grande lavoro che dobbiamo fare insieme al sindacato. Dobbiamo fare retraining e reskilling delle nostre persone. Solo in questo modo potremo sfruttare al meglio tutte le opportunità che il digitale ci può dare. Si tratta insomma di fare un lavoro insieme in una logica proprio di ecosistema, per fare in modo che competenze e investimenti rimangano in Italia e non vadano invece da un'altra parte. Reagire all'emergenza coronavirus salvaguardando i posti di lavoro è la strategia di Federlegno Arredo, la federazione delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento. Possiamo pensare che possa il nostro settore arrivare a un meno 20%. È logico che un 20% su un monte fatturato complessivo di 42 miliardi e mezzo è un numero molto alto, soprattutto pensando che in una stima fatta ogni miliardo perso sono 8.000 persone che potrebbero perdere il posto di lavoro. Quindi assolutamente abbiamo bisogno di rendere salvaguardie per il nostro settore. Beh, è logico che oggi è tutto molto fluido, il vero tema è che noi essendo legati a 184 paesi del mondo perché stiamo esportando e abbiamo appena spostato purtroppo il nostro salone del mobile che era previsto ad aprile e lo sposteremo il 16 di giugno, perdendo il mondo Asia e soprattutto già i 54 paesi che stanno chiudendo le importazioni e anche i voli aerei, il tema vero è che siamo preoccupati che la perdita possa arrivare a un 20% meno. E l'impegno di Federlegno Arredo è concentrato sul Salone del Mobile, che è stato posticipato al 16-21 giugno. Per quanto riguarda la fiera, in caso in cui dovesse saltare, per motivi emergenziali, del fatto che qualcuno ci dice non si può fare fiera, perché in ogni modo saremo in una situazione al 10 di aprile, che è ancora inevitabile, quindi non avremo il tempo tecnico di preparare gli stand, è logico che per il paese potrebbe essere una perdita di circa un miliardo e mezzo. Compie 150 anni il gruppo Amorim, leader mondiale nella produzione di sughero, e in questo 2020 ha dato il via a un intenso programma di festeggiamenti. Un anno speciale per la storia dell'Amorim, 150 anni, è un momento molto importante nella storia da noi. Per ogni mese fare articolo di opinione, fare una pubblicazione sopra un tema in particolare. Abbiamo anche una festa prevista con tutto il collaboratore del gruppo e soprattutto fare un omaggio a tutto il membro della famiglia e tutto il collaboratore che hanno permesso che tutto questo 150 anni fosse una storia di successo per il sughero e per il Portogallo. Un brand, quello di Amorim, a cui è indissolubilmente legata la storia del sughero. Amorim è leader mondiale dell'industria del sughero. Noi trasformiamo qualcosa come 30% della produzione mondiale di sughero. Abbiamo delle quote molto rilevanti, soprattutto nel mondo delle chiusure per il vino, dove nel mondo si fanno 19 miliardi e mezzo di bottiglie 0,75 in vetro e Amorim produce 5 miliardi e mezzo di tappi. Amorim è un gruppo familiare nato nel 1870, oggi siamo alla quarta generazione.
ormai siamo quotati in borsa da metà anni 80 ed è un gruppo molto solido. Noi abbiamo solo 25% del nostro capitale free float, cioè volatile in borsa, perché 75% del capitale del nostro gruppo è detenuto dalla famiglia Amorim. Cioè, produciamo tutto, cioè noi abbiamo una struttura composta da 11 aziende per preparazione e gestione di materia prima, 27 aziende per trasformazione di prodotti in sughero e 44 filiali sparsi in tutto il mondo. In festa naturalmente anche la filiale italiana del gruppo, che sovrintende un mercato strategico. La filiale Amorim Cork Italia, ho avuto l'onore di averla creata insieme a un socio italiano nel 1999 e oggi è leader di mercato. Noi in Italia vendiamo oltre 600 milioni di tappi da Bolzano fino alla Sicilia. È un mercato estremamente importante perché è il primo produttore di vino al mondo e il secondo più grande imbottigliatore di vino al mondo dopo la Francia, e questo per noi è molto importante, ed è molto importante per noi essere direttamente in questo mercato perché noi abbiamo un detto, abbiamo una strategia globale ma agiamo localmente attraverso quelle che sono le nostre filiali. A gennaio l'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana risulta del 3,7% in aumento rispetto a dicembre. È quanto stima l'Istat. L'indice complessivo, corretto per gli effetti di calendario, sempre a gennaio è diminuito in termini tendenziali dello 0,1%. I giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di gennaio 2019. In tutta Italia è già operativa la moratoria aggiornata e rafforzata. È già operativo l'accordo tra ABI e le associazioni di impresa, con cui è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno ed è applicabile ai finanziamenti a medio e lungo termine, mutui, anche perfezionate tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing immobiliare o mobiliare. Il mercato immobiliare di Milano può essere definito il primo mercato a livello nazionale per tassi di assorbimento e ripresa dei prezzi, con quotazioni top fino a 19.000 euro al metro quadro nel quadrilatero e a Brera, anche se con il Covid-19 diminuisce la domanda di clienti interessati agli affitti brevi. Lo rileva il market report realizzato da Engel & Völkers in collaborazione con Nomisma. Anche Roma ha mostrato un trend positivo, con prezzi fino a 12.000 euro al metro quadro nei rioni più noti del centro storico, come Campo Marzio, Trevi o Il Celio. Prosegue a febbraio il calo delle vendite di auto diesel. I dati diffusi da Anfia segnalano un meno 30%, mentre la quota si attesta al 34,5% del mercato, 11 punti in meno rispetto a febbraio 2019. In calo, ma meno forte, il mercato delle auto nuove a benzina, che cede il 3%, più raggiungendo il 45% della quota di mercato, con un incremento di 2,5 punti in più rispetto a febbraio 2019. Crescono infine le vendite delle autovetture ad alimentazione alternativa, che rappresentano il 20% del mercato, la quota più alta da aprile 2010, in crescita del 52%. Forti i danni per la filiera agroalimentare italiana, colpita dagli effetti di Covid-19. Lo denuncia Ettore Prandini, numero uno della Coldiretti. Stime ufficiali ancora non ve ne sono, ma non vi sono dubbi sui contraccolpi per un settore che, partendo dai campi, raggiunge gli scaffali dei supermercati e che rappresenta il 25% del PIL, pari a 538 miliardi e dà lavoro a 3,8 milioni di persone. Non si placano le tensioni sui mercati finanziari scossi da Covid-19. Mentre la scorsa settimana gli investitori si sono concentrati in gran parte sul tentativo di valutare il potenziale impatto del coronavirus sulla crescita globale, ora, secondo Paul O'Connor, responsabile del team multi-asset di Janus Henderson Investor, gli investitori sono preoccupati per gli scenari che comportano dinamiche di mercato avverse che si autoalimentano. Lo shock petrolifero ha scosso i mercati finora resilienti per il debito high yield e le obbligazioni dei mercati emergenti. Il rischio ora è che i rimborsi degli investitori accelerino in un momento in cui la liquidità del mercato è già sotto pressione. I mercati del credito sono passati da un picco di acquisti a un altro di vendite da un giorno all'altro.
L'analista rileva che l'accanito sell-off di asset rischiosi riflette un enorme ripensamento delle dinamiche di crescita globale. In poco più di due settimane il sentiment degli investitori è passato dalla sottovalutazione del rischio al panico. Sulla base di modelli storici si potrebbe sostenere che le azioni globali stanno ora scontando un 60-70% di probabilità di recessione mondiale. È difficile dire però, Connor, cosa potrà stabilizzare il sentiment del mercato. Mentre in passato gli interventi delle banche centrali sono stati efficaci interruttori durante i periodi di sell-off sul mercato, oggi si vede un margine di manovra limitato per interventi di politica monetaria realmente in grado di fare la differenza. Ci si aspetta che le banche centrali si concentrino sulle iniezioni di liquidità e sul mantenimento del flusso di credito attraverso il sistema finanziario, piuttosto che su grossi tagli dei tassi o nuovi programmi di allentamento quantitativo. L'Unione Europea presenta la legge sul clima, ma per Greta è una resa. Clima, questo inverno è stato il più caldo mai registrato in Europa. Natura selvatica, in Italia ancora centinaia le specie a rischio. Inquinamento acustico, in Unione Europea colpisce un cittadino su cinque. Zero emissioni nette entro il 2050. Con questo obiettivo giuridicamente vincolante, la Commissione europea lancia la legge europea per il clima e apre alle richieste degli ambientalisti di favorire un'accelerazione più a breve termine. La Commissione infatti ha avviato una valutazione di impatto per proporre nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030, che potrebbero arrivare già entro il prossimo settembre. Proposta poco ambiziosa secondo le associazioni ambientaliste e anche per la giovane attivista svedese Greta Thunberg, che ha partecipato alla riunione del Parlamento europeo. Con questa legge l'Unione europea di fatto sta dichiarando la resa, venendo meno agli accordi di Parigi e a tutte le promesse fatte per garantire un futuro sicuro alle prossime generazioni. Per l'attivista svedese, che con il suo sciopero del venerdì per il clima ha ispirato i giovani di tutto il mondo, non ha senso fissare obiettivi al 2030 o al 2050. Sono lontani nel tempo, bisogna agire subito. Se la casa brucia, ha commentato Greta, non si aspetta qualche anno per spegnere l'incendio. L'inverno 2019-2020 è stato di gran lunga il più caldo mai registrato in Europa, con temperature record negli ultimi tre mesi della stagione, da dicembre 2019 a febbraio 2020. Per via del costante clima mite in Europa, in particolare nel nord e nell'est del continente, lo scorso inverno ha superato di 3,4 gradi centigradi la temperatura media della stagione nel periodo 1981-2010 e ha registrato una temperatura di quasi 1,4 gradi centigradi in più rispetto a quella del precedente inverno di caldo record registrato nel 2015-2016. Lo rilevano gli esperti del servizio Copernicus per i cambiamenti climatici, sottolineando che pur essendo un singolo caso limite, è probabile che questo tipo di eventi siano resi più estremi per la tendenza a riscaldamento globale. Nel dettaglio, febbraio 2020 è stato il secondo febbraio più caldo mai registrato, sia a livello globale che europeo, solo 0,1 gradi centigradi in meno rispetto a febbraio 2016, il più caldo in assoluto. Nella giornata dedicata dall'ONU alla natura selvatica, il WWF ha valutato lo stato di salute di specie e habitat italiani più a rischio, elaborando i dati messi a disposizione dal nostro paese all'Unione Europea per il report sulla direttiva Habitat, la norma che a livello comunitario protegge le specie maggiormente minacciate d'estinzione. Il quadro che ne risulta non è affatto roseo: delle 570 specie italiane protette dalla direttiva, solo 248 mostrano uno stato di conservazione favorevole, 206 presentano ancora uno stato di conservazione inadeguato e 93 sfavorevole. Per quanto riguarda gli habitat, appena il 10% di quelli in direttiva presenta un buono stato di conservazione, che risulta invece inadeguato per il 47% e cattivo per il 39% di essi. Ma quali sono le pressioni principali sulla biodiversità nel nostro paese? In primo luogo l'agricoltura, seguono le specie aliene e lo sviluppo delle infrastrutture.
ma pesano anche attività forestali, modifiche ai regimi idrici legate alle attività umane e cambiamenti climatici, oltre ai processi naturali che favoriscono l'espansione di alcuni habitat a discapito di altri. L'inquinamento acustico colpisce un cittadino europeo su 5, i dati arrivano dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. Il traffico stradale è citato come la principale fonte di inquinamento acustico, seguito da quello ferroviario, aeronautico e industriale. Ad oggi sono circa 113 milioni le persone colpite da livelli elevati di rumore del traffico. Ma quali sono i rischi per la salute? L'esposizione continua può comportare malattie cardiache e persino la morte prematura. Secondo l'Agenzia Europea, l'esposizione a lungo termine al rumore ambientale provoca infatti circa 12.000 morti premature ogni anno nell'Unione Europea. Inoltre, più di 6 milioni di persone hanno problemi di interruzione del sonno. Le misure per ridurre i livelli di rumore nelle città includono la manutenzione di vecchie strade, una migliore gestione dei flussi di traffico e la riduzione dei limiti di velocità a 30 km all'ora. Infine, l'Agenzia Europea suggerisce di incoraggiare le persone ad andare in bicicletta, camminare o usare veicoli elettrici.